Spesso l'intensità sonora non si esprime nell'unità di misura del sistema internazionale, che è watt al metro quadrato, ma si esprime in una unità di misura pratica chiamata decibel. La scala decibel è una scala logaritmica che ha un valore di riferimento chiamato soglia di udibilità, I0, 10 alla meno 12 watt al metro quadrato, e rispetto a questo valore di riferimento si esprimono tutte le altre intensità sonore, sia maggiori che minori della soglia di udibilità. Bisogna calcolare prima il rapporto tra l'intensità sonora che abbiamo diviso il valore di riferimento, che è la soglia di udibilità, poi farci il logaritmo e moltiplicare per 10. La moltiplicazione per 10 serve soltanto a togliere la virgola dal risultato finale. Lo vediamo meglio dopo con gli esercizi. I0 si chiama soglia di udibilità perché è praticamente il suono più debole che può essere percepito dall'orecchio umano e corrisponde a una sovra o sottopressione molto piccola di 10 micropascal. Sono variazioni leggerissime della pressione dell'aria che il nostro orecchio è in grado di percepire. Un altro valore di riferimento è la soglia del dolore, l'abbiamo anche già visto in un video precedente, che convenzionalmente corrisponde a 10 watt al metro quadrato e in pratica è quel livello di quel valore di intensità sonora che danneggia l'orecchio umano e corrisponde più o meno a 10 pascal di sovra e sottopressioni dell'aria. Tornando alla definizione, quando l'intensità sonora si misura in decibel si chiama di solito livello sonoro. Log sarebbe il logaritmo decimale e la scala dei decibel è una scala logaritmica perché il nostro orecchio risponde all'intensità sonora in modo non tanto proporzionale ma invece in modo logaritmico. Infatti questa è la tipica risposta quando gli intervalli di valori dei valori in gioco è molto ampio. Come abbiamo visto, sono fino a 13 ordini di grandezza nel caso dei suoni che non danneggiano l'orecchio. Sono 13 ordini di grandezza perché vanno dalla soglia di udibilità, 10 alla meno 12 watt al metro quadrato, alla soglia del dolore, che è 10 alla prima. Inoltre, l'utilizzo del logaritmo nella definizione della scala decibel riduce molto questi grandi numeri, perché invece dei valori delle intensità si prendono gli esponenti dei rapporti. Lo vediamo meglio negli esempi. Ultima osservazione, il decibel è un'unità di misura finta, cioè fittizia. Infatti se andiamo a eseguire questo calcolo vediamo che il risultato è un numero puro, perché è un rapporto tra intensità, poi si fa il logaritmo, quindi il decibel viene poi aggiunto alla fine come unità di misura pratica. Vediamo subito questo esempio. Quanti decibel è la soglia del dolore? Basta sostituire all'intensità il valore del dolore, quindi 10 watt al metro quadrato, dividere per il valore di riferimento che è la soglia di udibilità, 10 alla meno 12 watt sul metro quadrato, le unità di misura naturalmente si semplificano e il risultato è 10 diviso 10 alla meno 12, il risultato di questo rapporto, che fa appunto 10 alla 13. Il logaritmo di 10 alla tredicesima è 13. Infatti ricordiamo che il logaritmo è l'esponente da dare alla base, che in questo caso è la base 10, perché il logaritmo è il logaritmo decimale. Quindi 10 per 13, 130 decibel. Qui capiamo anche perché, come dicevamo prima, il logaritmo riduce i grandi numeri in gioco, perché invece di ragionare su un numero che ha 13 zeri, questo rapporto infatti è 10 elevato alla tredicesima, si prende solo l'esponente e quindi il risultato è semplicemente 13, il risultato del logaritmo. Cioè il logaritmo trasforma un numero con 13 zeri in un numero di due cifre sole, 13. Poi per 10, 130 decibel. Questa è la soglia del dolore espresso come livello sonoro in decibel.